Bene. Allora, abbiamo visto che una frazione decimale dà luogo a numeri decimali limitati. E fin qui ci siamo. Poi, quando una frazione ridotta ai minimi termini, e quelle frazioni devono essere sempre ridotte ai minimi termini, ha il denominatore che, scomposto in fattori primi, contiene solo potenze di 2 e barra o 5, detta frazione darà luogo a un numero decimale limitato. Quindi, i numeri decimali limitati deriveranno da frazioni decimali, ma anche da frazioni che hanno il denominatore, vedete quello che sta sotto, che scomposto in fattori primi, vi ricordate per scomporre il denominatore in fattori primi cosa faccio? Prendo il 20, eccolo qua, e lo scompongo in fattori primi. Quello salta fuori, 20 è scomponibile, 2, 10, 2, 5, 5. 20 è uguale a 2 alla seconda per 5. Guardo questa scomposizione, cosa contiene? 2, 5, basta. Bene. Questa frazione, 7 ventesimi, darà luogo a un numero decimale limitato. In effetti, 7 diviso 20 mi fa 0,35. Quindi, 7 venticinquesimi, scompongo il denominatore. 25 è uguale a 5 al quadrato. Bene, 5 al quadrato, vedete, il denominatore scomposto in fattori primi contiene potenze di 2 e barra o 5, sono nel barra o. Qui contiene solo il 5 il denominatore. Bene, questa frazione darà luogo a un numero decimale limitato. Ok? Poi, per sapere invece se una frazione darà luogo a un numero decimale illimitato periodico, semplice o misto, che cosa faccio? Guardo sempre il denominatore di questa frazione. Se il denominatore, cosa faccio con questo denominatore? Lo scompongo in fattori primi, come ho fatto qua. Lo scompongo in fattori primi e guardo questa scomposizione. Succede che non contiene, questa scomposizione in fattori primi, non contiene né il 2 e né il 5. Chiaro? Un esempio? 7 terzi. No, 7 noni, via. 7 noni, se io lo scompongo in 9, il 9 è uguale a 3 al quadrato. Contiene il 2 questa scomposizione? No. Contiene il 5? No. Quindi questa frazione darà luogo a un numero decimale periodico semplice. Numero decimale periodico semplice. Poi, attenzione, periodico misto, quando il denominatore scomposto in fattori primi contiene 2 e barra o 5 più altri fattori. Più altri fattori. E in questo caso il numero decimale illimitato che darà luogo a questa frazione sarà un numero decimale periodico misto. Quando, scomponendo il denominatore, che cosa succede? Succede che il denominatore contiene 2 e barra o 5, ma anche qualcos'altro. Chiaro? Facciamo un esempio, cioè tipo, non lo so, 7 novantesimi. 7 novantesimi. La domanda è: quale numero darà luogo questa frazione? È ridotta ai minimi termini? Sì. Scompongo il 90, che cosa ottengo? 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5. Ok? Quindi 90 è uguale a 2 per 3 alla seconda per 5. Cosa contiene questa scomposizione? Contiene il 2, il 5, ma contiene anche qualcos'altro, vedete? Il 3. A questo punto posso dire, questa frazione, senza fare la divisione, questa frazione darà luogo a un numero decimale periodico misto. È chiaro il concetto? Questo è la risposta a quella domanda che avevamo.